e porto la consapevolezza al suo punto di origine. Il silenzio. Ricordo a me stesso chi sono. La mia vera natura di pace. La mia origine di pace. Quella consapevolezza che così facilmente scivola via. Io sono un'anima. Riporto questa consapevolezza riporto questi pensieri, questo unico pensiero nella mente e nel cuore. E sosto in questa esperienza, l'esperienza di essere un'anima, senza compromessi, senza confusione. Da qui posso vedere con chiarezza quella linea di confine che mi separa dal mondo fisico, dal corpo, dalla storia del tempo, dal film. Qui sono fuori dall'incantesimo. L'anima è sveglia. E da qui rilasso questo veicolo fisico. Lascio andare le tensioni. Respiro profondamente. Osservo il respiro. Inspiro ed espiro consapevolmente. Inspiro pace. E lascio andare la paura.
Inspiro pace e lascio andare il dubbio, le domande. La pace è come una corrente che avvolge me, l'anima, il veicolo fisico, e si diffonde sul mondo. Un'energia sottile e silenziosa che si propaga senza incontrare ostacoli. Come la neve che ricopre tutto, porta silenzio. Lucentezza, purezza. Lascio andare tutti i pensieri che non mi servono adesso. Lascio che scivolino via dalla mia mente. Pensieri sul passato o sul futuro, ricordi e rimpianti. Lascio andare tutto. In questo momento sento solo la pace, la dolcezza di questa energia che mi avvolge, che porta nuova vita alle cellule di questo corpo fisico, che calma il cuore, che cura le ferite. Che dissolve ogni sofferenza. Ogni onda è una nuova cura. Per l'anima che ha tanto viaggiato, per l'anima che è stanca, preoccupata, irrequieta. Per l'anima che è debole, scoraggiata, ogni onda porta nuova vita, coraggio, potere spirituale, benevolenza, compassione.
verso il sé e verso gli altri. Mi lascio curare da questa energia così speciale. Con un solo pensiero sono a casa. Accanto all'anima più bella, più speciale. L'anima suprema. E sosto. Realizzo. Di essere un'anima. Sempre al sicuro. Sempre accanto a un padre amorevole, accogliente. Comprendo, percepisco, realizzo di essere energia, non materia. Questa energia eterna, incorporea, entro nella materia,
ma non sono materia. Quello che chiamo io, che vedo nello specchio ogni giorno, è un corpo fisico, un pupazzo, uno strumento prezioso, importante. Ma è solo un pupazzo che io faccio muovere, che io, l'anima, faccio parlare. Non ha nessuna importanza. Quello che succede nel mondo fisico, ciò che importa è che io, l'anima, resti nella consapevolezza di essere un'energia eterna, eternamente al sicuro. Da qui, con questa prospettiva, il mondo fisico diventa un puntino lontano, ininfluente. Da qui lo so, lo sento, che non c'è nulla che possa nuocermi. Sono accanto all'anima più potente, più brillante, più amorevole. La sua luce, la sua vibrazione diventa un manto di protezione, uno scudo magico. Devo solo restare in quella luce. Non devo scivolare via da quella luce. Non devo dimenticare. Devo restare sveglia. E questo è tutto. Sento quel filo d'amore che mi lega all'anima suprema, a Dio. Quell'unica anima che non dimentica mai. Quell'unica anima che sa, che vede l'incantesimo. E viene
per dircelo, per svelare quel grande segreto che ci riporta nella libertà, nella gioia. Un segreto così semplice, così facile. Ricordati chi sei e resta nella mia luce. La luce suprema dell'anima suprema. Quando dimentico, scivolo torno sotto l'effetto dell'incantesimo. Credo di essere quel pupazzo, quel nome. Quello che è solo un film mi sembra così importante. Provoca dolore, paura. Incertezza. Inizio a dubitare. Inizio a credere di essere debole. Ma è solo un piccolo errore, una dimenticanza. In quel momento, quando tutto mi sembra così difficile, basta solo un pensiero, un secondo, un attimo così breve. Mi serve solo l'energia di un pensiero elevato che parli di verità, di eternità, di amore. In quel momento basta che io ricordi di essere un piccolo infinitesimale punto di luce
accanto all'anima suprema. E posso sentire nuovamente quelle onde di protezione, di accoglienza, quelle onde di benedizione. Che riempiono l'anima di potere, di coraggio e soprattutto di verità. E la verità è eterna. Non può mai finire. Ciò che è falso finisce. La materia finisce. La verità, la mia eterna relazione con l'anima suprema, non può mai finire. La verità sul sé, un piccolo punto di luce eternamente al sicuro, non può mai finire. E torno nell'esperienza della pace. Di un'immota beatitudine. Che dura per sempre. Sosto nell'amore dell'anima suprema. Om Shanti.